Buongiorno a tutti, sono Matteo Boscolo e oggi farò la mia presentazione su OduoPLM, una soluzione che vi permette di connettere svariate piattaforme CAD direttamente ad Odoo. Prima di tutto vorrei ringraziare vivamente tutta l'associazione Odoo Italia per il lavoro che sta facendo con questo evento e poi naturalmente anche il PNLAG, l'Odoo stessa che ci aiuta in qualche modo e l'Odoo Community Association che è sempre parte integrante di questo fantastico software che è Odoo. Allora, iniziamo la nostra presentazione cercando di impartire alcuni concetti base, cioè su cosa si forma il nostro concetto di PLM. Allora, il concetto di PLM che sta per Product Lifecycle Management, cioè gestione integrata del prodotto, si fonda, come detto, con alcuni specifici elementi. Gli elementi che fanno parte del PLM fondamentalmente sono le distinte, i disegni, naturalmente, i disegni sono importantissimi. L'altra cosa importante è capire come effettuare una codifica, gestione del prodotto, quindi capire il nostro prodotto come evolve nel tempo, come si muove, come è fatto, da cosa è prodotto. E questo ne deriva il fatto della gestione delle versioni e revisioni, e poi naturalmente tutta la reportistica legata ai nostri prodotti che ci permette in qualche modo di gestire appieno la nostra funzionalità, le nostre funzionalità PLM. Tutte queste cose insieme, come detto, fanno il sistema PLM. Quindi quando noi parliamo di PLM non stiamo parlando di un disegno che deve essere gestito all'interno dell'applicativo, di un applicativo qualsivoglia, ma stiamo parlando di una gestione integrata di tutti questi elementi messi assieme. Andiamo adesso nello specifico a vedere quali sono i fondamenti che abbiamo a disposizione per fare in modo che tutte quelle informazioni che abbiamo visto precedentemente possano essere utilizzate. Allora, noi partiamo da cosa? Partiamo fondamentalmente dai nostri file, cioè i nostri file sono la base, quindi i nostri che ci permettono di disegnare i nostri pezzi 3D e quindi la relazione tra i vari file è fondamentale perché gli applicativi CAD hanno questa funzione che è molto importante, che ci permette di collegare più file fra di loro. Quindi abbiamo i files, le relazioni fra i file e un'altra cosa molto molto importante, abbiamo le informazioni contenute nei file. Questi sono elementi base che abbiamo all'interno degli applicativi CAD che ci permettono di avere delle fondamenta su cui partire per cercare di capire come è strutturato il modulo OduPLM. L'altra cosa importante che dobbiamo tenere a mente per i file CAD, la struttura CAD in generale, è la formazione di questi file, cioè che informazioni troviamo all'interno dei nostri file. Le informazioni che troviamo sono delle informazioni di relazione, quindi abbiamo delle relazioni che vivono tra i file 3D, ok? Quindi una relazione tra il file padre 3D, una relazione tra il file figlio 3D, abbiamo una relazione padre figlio che dobbiamo tenere in considerazione, e poi un'altra relazione molto importante è la relazione tra i modelli tridimensionali e i modelli bidimensionali, quindi anche una relazione padre figlio. Un'altra cosa che accomuna tutti i file presenti nei vari applicativi CAD sono le proprietà. Le proprietà sono delle informazioni. Per chi conosce meglio il database, sono dei campi del database fondamentalmente, dove noi all'interno possiamo mettere delle informazioni, tipo il nome, il codice, la revisione, la descrizione, l'unità di misura, il materiale. Tutte queste informazioni tecniche vengono, diciamo, inserite dall'operatore CAD e all'interno dei file e sono disponibili, per nostro uso e consumo. Altra cosa importante che dobbiamo tenere a conto, oltre a questa, è cosa abbiamo all'interno di Odoo stesso. Quindi abbiamo visto cosa abbiamo a disposizione nel CAD, adesso andiamo a vedere cosa abbiamo a disposizione all'interno di Odoo. Odoo ci fornisce fondamentalmente gli allegati, quindi abbiamo una gestione allegati Odoo, quindi una gestione file fondamentalmente. Abbiamo una gestione delle distinte all'interno di Odoo, Odoo gestisce le distinte multilivello senza nessun problema, e abbiamo i nostri prodotti. Tutti questi tre elementi devono in qualche modo coesistere ed essere connessi con quanto abbiamo all'interno dell'applicativo CAD. Come vengono tradotte queste relazioni? Cioè,
Questa connessione come viene generata? Quindi da una parte abbiamo Odoo con tutte le informazioni che abbiamo visto, dall'altra parte abbiamo l'applicativo CAD con tutti i suoi bravi disegni. Come possiamo fare in modo che tutto funzioni? Beh, prendiamo un'impastatrice a cui al suo interno buttiamo dentro i vari elementi. Quindi buttiamo dentro il CAD, i file CAD, buttiamo dentro Odoo e vediamo cosa ci darà come risultato. Il risultato è questo. Abbiamo delle relazioni che possiamo creare, delle relazioni univoche tra le proprietà all'interno dei file e i prodotti. Quindi riusciamo in qualche maniera a estrapolare delle informazioni dei file e portarle direttamente nella creazione di prodotti o nell'aggiornamento dei prodotti all'interno di Odoo. La stessa cosa possiamo fare con i file, cioè all'interno del CAD abbiamo dei file, questi file possono essere esportati in qualche modo e tradotti in allegati di Odoo. Stessa cosa viene fatta per le relazioni. Abbiamo visto che i file hanno delle relazioni padre e figlio o delle relazioni documento 3D, documento 2D. Queste relazioni in qualche modo possono essere esportate all'interno dell'applicativo Odoo e vengono generate delle distinte. Quindi riusciamo con questa cosa ad avere diciamo una prima bozza di quello che è un sistema di scambio dati fra un applicativo CAD e un applicativo ERP, in questo caso Odoo. Ma non è tutto, perché come abbiamo visto precedentemente, il nostro applicativo ha la possibilità anche di gestire altre informazioni. Quali sono le informazioni che possiamo andare a gestire? Le informazioni che possiamo andare a gestire sono fondamentalmente queste. Quindi abbiamo la possibilità di gestire le nostre revisioni, quindi un applicativo PLM fondamentalmente ha necessità di gestire revisioni di prodotti, revisioni di documenti, revisioni di distinte, un workflow integrato, quindi abbiamo bisogno di avere livelli di approvazione in diversi step dell'avanzamento del mio prodotto. Abbiamo necessità di esportare verso gli studi esterni queste informazioni, perché delle aziende al giorno d'oggi cercano di esternalizzare la parte di disegno, la parte di sviluppo, di ingegnerizzazione. Allo stesso modo, i pezzi possono essere fatti all'esterno della nostra azienda, quindi andando a connettere in maniera univoca gli studi esterni, scusate, in maniera univoca i disegni fatti dallo studio di ingegneria all'interno della nostra azienda, quindi dal reparto R&D, di sviluppo e gli acquisti. In più, abbiamo la necessità di connettere anche la gestione progetti, quindi abbiamo bisogno di gestire, se abbiamo progetti importanti, anche questa cosa. In più abbiamo la connessione con la produzione, cioè una volta che l'ingegneria ha finito tutto, dobbiamo produrre, quindi abbiamo necessità assoluta di provvedere con la produzione. In più, oltre a questo, abbiamo un altro elemento che è fondamentale, che sono le richieste di modifica. Le richieste di modifica e approvazione sono necessarie per migliorare il nostro sistema, il nostro prodotto. Tutto questo viene in qualche modo gestito, deve essere gestito in maniera semplice, veloce, da un sistema PLM moderno. E a questo punto uno si chiederebbe: ma tutti questi elementi sono effettivamente gestibili dal nostro sistema PLM, cioè può Odoo gestire tutte queste informazioni in maniera efficace, veloce e quant'altro? Beh, la risposta è molto semplice, perché è sì. Cioè sì, è possibile gestire in maniera semplice, veloce e affidabile un sistema, tutte queste informazioni. E qual è il sistema che ci permette di fare tutto ciò? Beh, questo sistema si chiama Odoo PLM. Odoo PLM è un sistema PLM integrato a cui base ha la semplicità d'utilizzo e la versatilità. Questo sistema è un sistema software sviluppato in questo modo. Abbiamo all'interno del pacchetto CAD, che vediamo qui, uno strato di software che viene installato, che viene chiamato un add-in. Un add-in è uno strato di software a bordo del sistema CAD che permette in qualche modo di interagire, di estendere le funzionalità dell'applicativo CAD. C'è una connessione che viene fatta tramite la rete ad un altro strato di software,
che viene messo a bordo di Odoo stesso, che non è altro, che non sono altro che dei moduli all'interno del PLM, del Odoo, scusate, che vi permettono di comunicare in modo semplice e veloce con l'applicativo add-in presente all'interno del CAD. Questa associazione è resa, questo software rende possibile la velocità di trasmissione dei dati, rende possibile il trasferimento, la creazione di prodotti e distinte e la gestione dei documenti. Lo vedremo subito nella nostra demo. Partiremo inizialmente con un salvataggio di un assieme tridimensionale, successivamente con un salvataggio di un assieme bidimensionale e poi vedremo un tool avanzato di salvataggio, quindi per recuperare eventualmente dei dati presenti all'interno del nostro storico, del nostro archivio storico. Procediamo con la nostra demo. In questo caso vi faremo vedere come dall'applicativo Inventor riusciamo a semplicemente a salvare il nostro disegno. Quindi apriamo un disegno vuoto per Inventor, completamente vuoto, e creiamo un piccolo schizzo. Quindi questi sono comandi semplici che vengono utilizzati dal CAD, l'applicativo CAD, per il salvataggio. Quindi generiamo la nostra geometria. Dopo aver generato la nostra geometria, procederemo all'assegnazione delle informazioni necessarie perché OduPLM possa lavorare. Questa cosa verrà fatta tramite il plugin, come detto nella spiegazione. Adesso vedremo la nostra toolbar, che è questa, tramite la toolbar all'interno dell'applicativo CAD. Lì c'è un tasto, questo che vi sto facendo vedere, che vi permette di inserire le informazioni. Le informazioni che potremo seguire sono le informazioni di descrizione, quindi potrei mettere una qualsiasi mia descrizione a piacimento per quanto riguarda l'assegnazione dell'anagrafica, un codice che in questo caso viene generato automaticamente dal sistema e poi procederemo al salvataggio. Questo codice è un codice che attualmente viene generato in questo modo, ma può avere qualsiasi regola, come faccio vedere, può essere modificata in qualsiasi modo e quindi è molto libero. Naturalmente questo può essere personalizzato a piacimento come tutte le cose in Odoo senza nessun problema. Quindi fondamentalmente quello che dobbiamo gestire in questo caso sono la descrizione e il numero delle parti. Dando ok al pulsante, come è fatto, le informazioni vengono salvate come detto nel disegno, viene rinominato il disegno con il suo nome e siamo pronti per effettuare il salvataggio. Il salvataggio viene fatto mediante il tasto di salva e questo produce il salvataggio. Viene notificato a livello di Windows il fatto che il salvataggio è andato a successo con questo pop-up e all'interno tutte le indicazioni che mi identificano che questo file è stato salvato. E per vedere il risultato dovrò andare all'interno di Odoo, lì c'è il modulo PLM dedicato e all'interno di questo ho un filtro già predefinito per i disegni fatti nella giornata odierna. E cliccando mi trovo esattamente il codice che ho appena fatto all'interno del CAD. Eccolo qui. Questo l'ho filtrato naturalmente. Andando al suo interno, cosa vedo? Vedo che ho tutta l'anagrafica del prodotto che è stata generata con la mia descrizione che era riportata già precedentemente con tutte le altre informazioni relative alla parte tecnica e in più ottengo anche il documento fisico, cioè il legame fra documento e componente e prodotto in questo caso con tutte le informazioni relative al prodotto, quindi l'utente che ha creato il prodotto, la data in cui l'ho creato e la stessa cosa vale per la modifica. Ecco qui adesso abbiamo l'assieme, il pezzo 3D. Di questo pezzo 3D andremo a generare la tavola. Come prima cosa dobbiamo interagire con l'applicativo CAD, quindi utilizzare gli strumenti che ci offre per la generazione della tavola. Quindi andiamo a utilizzare i comandi di generazione della tavola e attendiamo che il software riesca a generare la tavola.
Questa fase è indipendente dall'applicativo WPLM perché sono comandi prettamente del CAD. Ecco, la tavola è stata generata. Andiamo adesso ad inserire la rappresentazione bidimensionale del nostro modello tridimensionale che abbiamo fatto e salvato precedentemente con i comandi preposti. Insomma, quindi questi, ci sono una serie di comandi all'interno del CAD che permettono proprio la generazione di questi modelli, di questa rappresentazione bidimensionale. A questo possiamo aggiungere tutta la parte di quote, quindi le varie quote che ci interessano nel nostro modello, le possiamo, nella nostra tavola, scusate, le possiamo aggiungere per rendere il disegno più verosimile. Una volta fatta questa attività a livello CAD, ritorniamo nel nostro applicativo e clicchiamo il tasto di assegnazione delle informazioni all'interno del modello. In questa fase il sistema noi informiamo dal CAD Odoo che ci sarà una tavola disponibile. Da quel momento in poi possiamo in qualsiasi momento salvare la nostra tavola. E le informazioni verranno trasferite, come abbiamo visto precedentemente per il modello 3D, anche per il modello bidimensionale. Questa trasformazione, diciamo, il fine di questa lavorazione viene sempre notificato con la parte, diciamo, di notifica di Windows. E possiamo adesso vedere l'effetto di questa parte. Quindi, come vedete lì, abbiamo il 3D e quella è la parte bidimensionale. Durante il salvataggio è stato generato anche il modello PDF che vi faccio vedere adesso. Quindi, andando a cliccare su stampa il PDF, fondamentalmente il sistema rende disponibile a Odoo il PDF vero e proprio. In più va anche a mettere all'interno del disegno la marcatura relativa all'utente che ha fatto l'elaborazione e quando e lo stato del documento. Queste sono tutte informazioni che presenti nel disegno che vengono aggiornate di volta in volta quando viene generato il PDF. Questa cosa è molto importante perché ci permette di traccare tutto quello che succede quando questi documenti vanno fuori dall'ufficio tecnico. Procediamo con la nostra diciamo, presentazione con l'ultimo esempio. Qui adesso apriremo un file già presente, già disegnato, quindi un ipotetico storico. Abbiamo preso questo dagli esempi di Autodesk. Lo apriamo e vediamo come il sistema ci permette in maniera semplice e veloce di salvare il nostro assieme. Quindi lo apriamo all'interno del nostro CAD. Vedete qui. La struttura è molto grande, quindi abbiamo vari livelli. Qui ci sono molti file in considerazione. E l'unica cosa che dobbiamo fare per salvare questo assieme è cliccare il tasto salvataggio. Naturalmente il CAD ci metterà un po' all'inizio, la prima volta, perché deve leggersi tutta la struttura, quindi quello che abbiamo detto all'inizio, quindi file, i proprietà all'interno del file devono essere raccolte, devono essere analizzate. Questo è il risultato, nel senso che il sistema ci dà una preview veloce di quello che sarà il salvataggio, cioè quante cose dovrò andare a salvare. Come vedete qui ci sono delle colonne, quella hang code, quella hang revision, che sono attualmente vuote. Hang revision naturalmente è perché di default diamo quel valore, ma hang code è vuota. Quell'hang code sta a significare che il nostro codice fondamentalmente, no? Il nostro codice ad oggi non c'è, non è presente in questo assieme, quindi è un assieme disegnato ma senza nessuna associazione né di codice né di revisione. La stessa cosa succede per i documenti, i file fisici, quindi neanche i file fisici in questo caso hanno queste informazioni, sono completamente vuoti. Il sistema ci permette di assegnare in modo automatico queste informazioni. Come possiamo fare per associare questa informazione di documento, quella di componente? Semplicemente andando a selezionare tutte le parti e cliccando Copy Name. Copy Name è una funzionalità avanzata che vi permette di copiare il componente, il documento, solo il componente come in questo caso, oppure solo il documento a seconda di quello che ci interessa. In questo caso andremo a cliccare solamente sulla funzionalità di solo componente. Quindi
per l'assegnazione delle informazioni fondamentalmente. Quindi in questo caso andremo a popolare in modo automatico, completamente automatico, sia le informazioni di prodotto, quindi derivando dal nome del file le informazioni di prodotto, riusciamo a assegnare sia le informazioni di prodotto che le informazioni di documento. Questa è un'operazione che abitualmente viene fatta dal tasto Edit Part, come abbiamo visto, ma viene diciamo fatta in maniera automatica. Per di più, in questo caso specifico, c'è il flag di rinomina del file. Cosa vuol dire? Che questi documenti verranno tutti rinominati. Se invece vogliamo mantenere il codice, possiamo con questa funzionalità tasto destro levare la spunta e quindi il file non verrà più rinominato, ma verrà tenuto nella sua forma originale. In questo caso, l'altra attività che potrò andare a fare sarà, semplicemente l'attività di accettazione di questa form e quindi l'eventuale, diciamo, salvataggio. Quindi accetto, al clic del tasto accetta, il sistema comincerà ad aprire uno per uno i file e a segnare tutte le informazioni che abbiamo segnato in quel foglio direttamente nei singoli file. Poi procederà, in maniera, automatica al salvataggio. E questa operazione naturalmente può essere lenta perché l'applicativo CAD deve aprire file per file, farne il salvataggio, scrivere le informazioni al suo interno, quindi dipende dal numero di pezzi fondamentalmente presenti al sistema e dalla pesantezza, quindi quanto complessa è la geometria che si andrà a utilizzare. Noi abbiamo cercato di fare andare questa procedura il più veloce possibile, però naturalmente ci troviamo ad utilizzare uno strato API presente nel CAD, a cui quando diciamo al CAD di fare certe attività, il sistema naturalmente risponde con i suoi tempi, i suoi modi, quindi abbiamo poche margini per aumentare. Il salvataggio sta procedendo, viene anche notificato da questa che vedete in basso a destra, questa nuvoletta viola con la freccia che indica che il processo di salvataggio sta procedendo, sta andando avanti. Il processo viene fatto in una modalità thread, per cui svincola l'utente, quindi potenzialmente l'utente può anche chiudere il file, fare altre attività. Intanto, quando quella nuvoletta compare, il sistema si arrangia in autonomia a sincronizzare tutti i documenti con Odoo. Naturalmente qui dipende dalla velocità, in questo caso dipende dalla banda che si ha a disposizione e naturalmente sì, quello è il collo di bottiglia più pesante. Viene notificato come al solito il salvataggio del file, quindi semplicemente con quella notifica di Windows e l'effetto sarà, adesso lo andremo a vedere naturalmente nel nostro Odoo all'interno del modulo PLM, vediamo che ci sono una serie di pezzi nuovi, li potremo identificare, li possiamo anche visualizzare semplicemente con questa vista Kanban che ci dà la possibilità di vedere i disegni. Abbiamo dei filtri come in questo caso già personalizzati e quindi vediamo praticamente tutti i disegni fatti oggi e naturalmente l'immagine si viene zoomata in base a quello che clicchiamo all'interno della nostra vista. Entrando nello specifico, nell'assieme, vediamo che la distinta c'è, è stata generata. Questa distinta generata naturalmente può essere come in questo caso una distinta monolivello. Noi abbiamo aggiunto poi anche questi due tasti, questo qui che è quello del folder che vi fa entrare direttamente nel disegno generato dal CAD, quindi uploadato all'interno di Edu, e l'altro tasto invece, quello con la freccetta, ci permette di scendere di livello, quindi riusciamo a visualizzare il livello sottostante del nostro assieme, sempre mantenendo la cartella per vedere i disegni. Quindi nel caso di consultazione, questo sistema vi permette in maniera veloce di interagire e di controllare la vostra struttura. Eccoci ritornati dalla demo, volevo darvi un po' di numeri sulla diffusione del nostro applicativo. Dal 2011 ad oggi abbiamo oltre 28.400 download con delle punte di 700 download al mese e un picco minimo all'intorno ai 100 download al mese. Questi sono un po' i numeri dalla piattaforma SourceForge dove risiede lo sviluppo del software.
Inoltre, a livello planetario, abbiamo una diffusione più accentuata naturalmente sui paesi più industrializzati, dove questo genere di tematiche sono più importanti, più richieste per migliorare i processi aziendali e velocizzare i processi naturalmente di sviluppo del prodotto. Qui avete tutti i nostri riferimenti, nel caso foste interessati ad approfondire la tematica potete tranquillamente andare nel nostro sito omnisolution.website dove troverete tutte le informazioni riferite al prodotto e alla nostra società Omnisolutions e poi niente, avete le nostre mail, quindi info@omnisolution.eu per quanto riguarda diciamo, un'informazione generale oppure potete contattare direttamente me a matteo.boscolo@omnisolution.eu. Niente, sono a disposizione adesso per quanto riguarda le domande, se ne avete, e intanto vi ringrazio. Bene, Matteo, buongiorno e benvenuto agli U2Days. Eri così impaziente di parlare prima che ti sei anche intrufolato. Va bene, è bello della diretta. Allora, Matteo è partner O2 da 10 praticamente, insomma, sei uno dei veterani come me, Davide, insomma, qualcun altro in questo meraviglioso gruppo. E diciamo che è da allora, insomma, che ti sei sostanzialmente specializzato sulla questione PLM. Io ricordo di aver visto una delle prime versioni Opener PLM, però da allora ad oggi c'è un abisso, è un lavoro a mio avviso spettacolare, insomma condiviso anche in chat, vedo un po' di commenti positivi insomma sul tuo immane lavoro. Una domanda è se si integra in qualche modo o è previsto l'integrazione con il modulo PLM di O2. Sì, allora volevo anticipare questo. Il lavoro è un lavoro costante che arriva dal 2010, che portiamo avanti. Non sono solo, fortunatamente è un team che sta crescendo e come vi ho fatto vedere nell'ultima slide, stiamo diciamo, implementandolo in tutto il mondo e questo ci rende veramente felici. E, invece, per quanto riguarda la domanda che ho dimenticato. La domanda è se si integra in qualche modo o è prevista l'integrazione con il modulo PLM di O2. Sì, ok. Allora, il modulo PLM di O2 non va a interferire con il nostro, nel senso che loro gestiscono fondamentalmente la revisione delle distinte, un processo di revisione delle distinte e revisione dei prodotti. Questo è un po' quello che fa il modulo di O2. Il nostro si integra perfettamente, può lavorare assieme. Naturalmente, quello che offre il nostro è proprio l'integrazione con gli applicativi CAD, la revisione dei prodotti e la revisione dei documenti. Cosa che Odoo non gestisce. Ho capito, ho capito. Mi chiedono poi se si in qualche modo genera la distinta base, ma a quanto pare l'ultima parte del video conferma insomma che Sì. viene generata la distinta base. Sì, Perfetto. la distinta base rispecchia quello che si trova all'interno del CAD, quindi se le informazioni all'interno del CAD sono specificate, durante la fase di salvataggio viene presa in considerazione e viene salvata, oltre anche le relazioni tra i file, cioè noi teniamo conto anche nella struttura file come è fatta all'interno del CAD e la replichiamo all'interno di Odoo, quindi dentro Odoo sappiamo anche le relazioni tra i file, oltre che la distinta, quindi la chiamo la distinta dei file o DOCVM, insomma. Ottimo, ottimo, fatto bene, tra l'altro ben rifinito direi anche, ci sono molti dettagli che non sono stati assolutamente trascurati. C'è un'altra domanda, Davide mi chiede se troviamo quindi due icone PLM sulla dashboard. Sì, esatto. La nostra app è dedicata all'ufficio di ingegneria e invece quella di Odoo, insomma, è dedicata più, diciamo, alla gestione delle richieste di modifica e quant'altro. Però sì, all'interno della dashboard, nella versione, ne trovi due, sì. Bene, bene. Non ci sono altre domande, secondo me li hai stesi tutti praticamente oggi con il tuo video. Va bene, insomma, è dimostrazione della qualità che la community italiana è in grado di fornire con Odoo in pratica. Va bene, Matteo, io ti ringrazio, grazie per essere stato con noi. Ovviamente, insomma, spero di averti tra i relatori anche alla prossima edizione del Days 2021, ti saluto. Bene, siamo arrivati in buona sostanza in dirittura di arrivo, cioè la prima parte di questa giornata è
pratica.